Lunedì 19 luglio, buongiorno a tutti e bentrovati puntuali alle 7 per il nostro appuntamento del mattino con la rassegna stampa. Al momento di leggere assieme i titoli principali dei quotidiani di oggi. Vedete già le prime pagine dei quotidiani nazionali alle mie spalle. Prima però uno sguardo veloce al meteo, alle temperature che si registrano in queste prime ore del giorno in Friuli Venezia Giulia. E allora anche alcune belle immagini che ci arrivano in questo caso dal Monte Zoncolan. Vediamo che il sole sta sorgendo, sta spuntando da dietro le montagne, il cielo è sereno e il termometro in questo momento segna 12 gradi e 9 decimi sul Monte Zoncolan. A Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 11 gradi e mezzo, sul Piancavallo 14 gradi e 8 decimi. E poi vediamo un'altra bella immagine che ci arriva, in questo caso dall'altopiano del Cansiglio. Scendendo verso la pianura, Tolmezzo 18 gradi e un decimo, a Udine 19 gradi e 3, a Pordenone 18 gradi e 4, a Gorizia, andiamo nell'Isontino anche con questa immagine che ci arriva da Ronchi dei Legionari, dicevamo a Gorizia il termometro segna 18 gradi e mezzo, sulla costa Trieste 24 gradi e 6 decimi, ecco un'altra immagine del capoluogo regionale. A Cividale 19 gradi e 3, 17 gradi e 9 decimi a Cervignano e rimanendo sulla costa andiamo anche a Grado dove il termometro segna 23 gradi e mezzo, 23 gradi e 4 decimi a Lignano con una temperatura del mare che supera quella dell'aria, 25 gradi e 4 in questo momento la temperatura dell'acqua a Lignano. Il cielo è sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia, lo abbiamo visto anche da queste immagini che ci arrivano un po' da tutta la regione. Ecco, ancora una bella immagine proprio sull'isola del Sole, sull'isola di Grado, sulla Città Vecchia, ma anche sulla laguna, davvero bella questa immagine della webcam di Grado che ci propone proprio una bella carrellata sulla città e sul mare. Una bella giornata, dicevamo, in queste prime ore del giorno. Allora andiamo a vedere come proseguirà nelle nostre previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Splendida giornata lunedì sul Friuli Venezia Giulia grazie all'aumento della pressione atmosferica. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Come anticipavo, tempo stabile, ampiamente soleggiato, i cieli saranno limpidi, sereni su tutto il territorio, clima freschino al mattino, seppur gradevole, temperature massime attorno ai 30-32 gradi all'ombra, dunque qualcosa in più al sole. Più in dettaglio tra Gorizia e Trieste, bel tempo con sole protagonista, clima caldo senza eccessi particolari, ventilazione in prevalenza debole, salvo locali rinforzi sul Triestino nel pomeriggio sera. È tutto per saperne di più, vi attendo come sempre sulla nostra app gratuita o sul sito trebimeteo.com. E adesso siamo pronti per iniziare a vedere assieme i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. C'è ancora l'emergenza Covid in primo piano con una ripresa dei contagi, il dibattito sul Green Pass e poi la corsa ai vaccini, a trovare le persone che ancora non si sono ancora vaccinate. Ma andiamo con ordine e vediamo subito la prima di Repubblica che titola proprio Caccia ai non vaccinati. Sono oltre 17 milioni. Il governo preoccupato dalla variante Delta potenzia. Scusate, andiamo a riprendere adesso la prima di Repubblica. Ecco qua. Dicevamo il governo preoccupato dalla variante Delta potenzia la campagna di immunizzazione per convincere i riluttanti. Sopra i 12 anni, un cittadino su tre non ha ricevuto neppure la prima dose. Iniezioni anche sui traghetti. Salvini e nessuno può essere obbligato e il Green Pass è troppo rigido, come dicevamo, questa sarà
una settimana decisiva per quanto riguarda l'adozione del Green Pass. L'Italia affronta l'inizio di una nuova ondata del virus trainata dalla variante Delta, con 17 milioni di persone che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino. Si tratta di circa il 31% dei 54 milioni di over 12, cioè di coloro per i quali è indicata la somministrazione, e circa 9 milioni di cittadini hanno avuto una sola dose e aspettano di fare il richiamo, mentre la struttura commissariale guidata da Figliuolo insegue i riluttanti. Il leader della Lega Matteo Salvini dice in un'intervista a Repubblica: sotto i 40 anni i vaccini sono meno urgenti. Andiamo a vedere anche le altre notizie, sempre per quanto riguarda la politica italiana. Vediamo il dibattito sulla riforma della giustizia. Oggi ci sarà un incontro tra Draghi e Conte. Giustizia: Draghi chiede a Conte se lo sostiene o vuole la rottura. Il Premier pronto a chiedere la fiducia. Ancora, sempre sulla prima di Repubblica, vediamo nel taglio alto. Dalla Germania colpita dal maltempo, Angela Merkel tra fango e lacrime dice: una sola Europa per l'ambiente. E poi è spazio anche allo sport sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, con due notizie in primo piano. Berrettini che rinuncia ai giochi olimpici di Tokyo. Un infortunio, dice Berrettini, non la paura del virus. Ci sono stati anche nuovi casi di positività nel villaggio olimpico di Tokyo. E poi la Ferrari che è arrivata seconda, Silverstone, Leclerc un giorno da leoni, ma ai rigori vince Hamilton, scrive Repubblica. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo assieme il Corriere che titola così: si ferma la variante Delta, titola il Corriere della Sera in apertura. Il dossier delle CTS al governo: Green Pass obbligatorio e più vaccinazioni. Gli scienziati dicono: trovare subito tutti gli over 60 non immunizzati. E poi vediamo anche qui nel taglio alto, anzi la visita di Angela Merkel sui luoghi colpiti dall'alluvione, scene spettrali, ora agire di più sul clima, ha detto la cancelliera. E poi ancora dall'Ungheria al Messico, un software per spiare giornalisti e oppositori. Andiamo a vedere anche qui a centro pagina: Draghi e Conte faccia a faccia sulla giustizia, oggi a Palazzo Chigi. E poi ancora vediamo a centro pagina l'annuncio di Berrettini che non andrà a Tokyo. Rinuncia anche il golfista Molinari, altri contagi tra gli atleti. Chiudiamo il Corriere della Sera e andiamo a vedere adesso la prima pagina della Stampa. In apertura vediamo a centro pagina: virus, ancora stato di emergenza. Il governo ha deciso la proroga dell'allerta. L'idea: riaprire le discoteche per fermare le feste abusive. E poi galoppano i contagi, rissa politica sul Green Pass. Rasi dice: chi ha contatti col pubblico deve vaccinarsi. Lo scontro sulla giustizia nel taglio alto della Stampa, scontro finale sulla nuova legge. E questo appunto il titolo nel taglio alto: fatto Lega Conte per le modifiche, ma Lega e Renzi insorgono, così o salta tutto. Ancora duello sul DDL Zan. Ancora dalla Stampa, ci spostiamo adesso sulla prima del Fatto Quotidiano: Conte va da Draghi,
Soluzioni per salvare 150.000 processi. Primo incontro da capo, da leader del Movimento 5 Stelle per Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle fa sponda con Letta sulla Cartabia. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del Gazzettino, diamo uno sguardo a Nord-Est, Veneto, controlli sugli arrivi. Zaia dice ordinanza per i test in porti e aeroporti e per chi torna da paesi oggetto di forte contagio. Si torna a stringere le maglie dei controlli negli aeroporti veneti per frenare la diffusione delle nuove varianti del Covid. Il governatore del Veneto sta lavorando già da un paio di giorni ad una nuova ordinanza per incentivare già da oggi i controlli agli arrivi negli aeroporti, nel porto, nei confronti dei cittadini in generale che provengono da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. In buona sostanza, imporrà i tamponi obbligatori a tutti i passeggeri provenienti dai paesi a rischio. Per ora soprattutto Inghilterra e poi Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Zaia conta di firmare l'ordinanza già oggi in modo che ci consenta, ha detto, di essere operativi nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva e i controlli riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. E poi vediamo anche qui a centropagina lo sport con la Ferrari beffata, ma torna sul podio Leclerc secondo con la vittoria che sfuma all'ultimo giro, vittoria che è andata a Hamilton. Andiamo nel taglio alto e vediamo quanto accaduto ieri nelle chiese della provincia di Treviso. A messa preghiera anti-autonomista. Letta ieri nelle chiese della provincia, critiche e stupore dalla Lega. Preghiamo affinché i popoli della terra non cedano alla tentazione dell'autonomismo e dei piccoli interessi locali. Fa discutere la preghiera dei fedeli proposta dalla diocesi di Treviso per la messa domenicale. Dal vescovo un no comment, ma alcuni esponenti della Lega accusano, non in polemica ma con l'obiettivo di aprire una riflessione. Marzio Favero, filosofo e consigliere regionale del Carroccio, eccepisce l'incongruenza storica del testo. Qualunque genitore nella sua opera educativa spera di portare i figli ad essere autonomi, non come premessa di egoismo, ma come processo di maturazione, rileva. Sul punto interviene anche il consigliere di Treviso, Riccardo Barbisan, che dice nella preghiera dei fedeli di oggi la Chiesa di Treviso fa pregare i credenti contro l'autonomismo. A me basterebbe che la mia regione avesse l'autonomia che la mia diocesi ha nell'amministrare beni e finanze nei confronti della Chiesa universale. Si parla poi di Coraggio Italia con Toti che dice siamo l'ala sinistra del centrodestra, e poi vediamo appunto l'articolo, le prime righe dell'articolo, spazio anche a una manifestazione per Zennaro, l'imprenditore veneto che si trova ancora in Africa, Khartoum, Zennaro, SOS a Di Maio, l'azienda così chiuderà. E poi andando nel taglio basso vediamo il fisco con le imprese artigiane al Senato, primo passo della cedolare secca. E poi la rubrica passioni e solitudini, non mettete i bimbi davanti agli schermi, non sono baby sitter. Torneremo più tardi sulle pagine del Gazzettino, quando andremo a vedere i titoli del Gazzettino del Friuli. Adesso rimaniamo sulla stampa nazionale, andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Libero che titola frenare il piano verde o l'Italia salta in aria, e l'allarme lanciato da Giorgetti. Il ministro leghista dice la svolta ambientalista imposta dall'Unione Europea è troppo rapida, ucciderà le aziende, centinaia di migliaia di persone perderanno il posto, dice Giorgetti.
Ancora dalla prima di Libero andiamo sulla prima del giornale. Movida a rischio coprifuoco, il ritorno del virus. Il governo pensa a un Green Pass a zone, paese in bianco fino a Ferragosto, ma con restrizioni mirate solo nelle località critiche. Intanto in Inghilterra Boris Johnson alla fine ha deciso di cedere tra virgolette all'isolamento dopo aver avuto un contatto con una persona positiva. L'Inghilterra riapre tutto, ma Johnson per primo finisce in isolamento. Oggi in Inghilterra cadono definitivamente tutte le restrizioni. Andiamo anche sulla Verità. Retromarcia sul Green Pass, Giorgetti dice così è pericoloso lo scontro in atto sul decreto. Il ministro leghista, vicinissimo al premier, frena e dice la card vaccinale va bene per le discoteche e gli stadi, ma è una forzatura vincolarla ai diritti di cittadinanza. Si inizia a ragionare su rischi e danni economici. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Foglio, che apre oggi con un articolo di Adriano Sofri, il titolo Sesso oppure tortura. La tortura è il folle tradimento dei potenti che si proclamano al servizio della legge. Tradiscono procurandosi il piacere infame del dominio sui corpi e della vivisezione. Da Bolzaneto, lo ricorderete, la caserma, la cosiddetta caserma delle torture del G8 di Genova, ha oggi un viaggio di 20 anni in un mondo che non vogliamo vedere. Chiudiamo anche il Foglio e andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che questo lunedì propone un approfondimento sul nuovo fisco, IRPEF, forfè e IVA, la riforma alla prova in 20 punti chiave. Entro fine mese il disegno di legge delega, ecco per ogni misura, grado di consenso e ostacoli operativi a partire dalle risorse. E poi a centropagina gli aiuti agli affitti dividono case e negozi. Chiudiamo ancora con un articolo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, si parla dei giocatori, del numero dei giocatori che hanno partecipato alle Olimpiadi, giochi, Livorno leader a Tokyo, ma Trieste vince dal 2000 a oggi come numero di atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. Chiudiamo anche il Sole 24 Ore, a proposito di sport, andiamo sulla Gazzetta e vediamo in apertura l'Inter con le parole di Lukaku. Inter, senti Lukaku, i campioni siamo noi. Il gigante belga è già pronto, sveglia all'alba, tanta corsa, domenica si unirà ai compagni negli Stati Uniti e intanto lancia altre sfide, soprattutto agli juventini. Questa è l'apertura della Gazzetta. Nel taglio alto invece la Ferrari, riecco la rossa a Silverstone, Leclerc si arrende soltanto a Hamilton a 2 giri dalla fine e torna sul podio dopo un anno, furia Verstappen speronato da Lewis Hamilton. Anche qui torneremo più tardi sulla Gazzetta dello Sport per dare un'occhiata anche alle pagine che ci parlano di Udinese. Adesso è il momento di spostare l'attenzione sui quotidiani locali, Messaggero Veneto, Piccolo, Gazzettino. Allora iniziamo con il Messaggero Veneto e vediamo in apertura anche qui il coronavirus con un focolaio in Francia tra allievi e maestri di sci. 16 sportivi della regione positivi e in isolamento. L'assessore Riccardi dice ci hanno avvisato tardi. 16 allievi maestri di sci alpino e snowboard provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato a uno dei moduli settimanali del corso organizzato a 3.000 metri di quota sul ghiacciaio francese delle Deux Alpes.
I 16 ragazzi della regione facevano parte di un gruppo di 38 allievi partiti dal Friuli Venezia Giulia ed erano parte di un nucleo ancora più numeroso formato da 73 atleti provenienti anche da Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte ed Emilia Romagna. Complessivamente al momento si conta una trentina di contagiati. E questo è il titolo di apertura. Vediamo anche le altre notizie, sempre sulla prima del Messaggero Veneto di Udine. Il cemento avanza, persi in regione altri 65 ettari di suolo. E poi ancora andiamo di spalla e vediamo le altre notizie, l'inchiesta sulle mense scolastiche. Il legale dell'assessore Battaglia dice: Battaglia fece cambiare i menu. E poi moto contro guardrail, giovane di Cervignano in terapia intensiva, un incidente sulla strada che porta a Grado. A Tarvisio ha un malore mentre al mercato, muore a 63 anni. Tolmezzo, addio a René, è stato lo storico gestore del bar Adua. Ancora qualche notizia richiamata in prima: oggi una manifestazione a Udine da parte dei cittadini cubani di Udine, perché nessuno dice cosa accade a L'Avana, dicono. E poi partite IVA, controlli fiscali e redditometro, tutte le novità sul modello 730, sull'ISEE, sulla riforma fiscale ancora in discussione. E poi vediamo lo sport nel taglio alto udinese. Oggi arriva Silvestri, sostituirà in porta Musso. E poi Alessia Trost che si racconta così alla vigilia dei giochi. Andiamo anche sulle pagine interne e andiamo a vedere il fascicolo che apre, la prima pagina, scusate, del fascicolo di Udine. L'avvocato dell'ex assessore Battaglia dice: si deve a lei se i menu sono cambiati. Il legale spiega: ha sempre cercato di mediare, chiederà di essere sentita. Ha organizzato 37 incontri e ha fatto in modo che si arrivasse alle sanzioni. Si è dimessa per senso di responsabilità. Lo ha fatto a tutela sua e dell'ente comunale. Il tecnologo è lo stesso della precedente amministrazione. C'era un rapporto di fiducia. Chiudiamo anche questa pagina del Messaggero Veneto di Udine e spostiamo adesso la nostra attenzione sull'edizione pordenonese, sempre dello stesso quotidiano. Andiamo a vedere anche qui la prima pagina, vediamo che il titolo di apertura è lo stesso. Nel taglio centrale invece vediamo il campionato italiano di tiro alla fune vinto dalle Furie di Tamai. Di spalla ecco la mappa dei micro cantieri stradali a Pordenone. E poi ingegnere di Cordovato nel team Ducati dell'australiano Miller. Spaccano una finestra per fare razzia in una pizzeria di Sacile. Montereale, festa abusiva sul Greto, identificati 25 giovani. E poi per quanto riguarda lo sport, oltre all'Udinese, spazio anche al Pordenone, tripletta di Zadi Out all'esordio. Andiamo anche qui sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone, vediamo appunto la mappa dei cantieri richiamata in prima pagina. Arrivano i micro cantieri slalom per auto e pedoni. Si aggiungono agli interventi più impattanti in atto in centro storico e nel quartiere di Torre. Da oggi per alcuni giorni servirà un'attenzione in più per pedoni e ciclisti. Attenzione ai micro cantieri che si attivano in città anche solo per una giornata, come da ordinanze puntuali del comando di polizia locale. Si tratta di cantieri anche privati che riguardano appunto l'area del centro e li vediamo riassunti in questa mappa.
Chiudiamo il Messaggero Veneto e andiamo adesso sulle pagine del Piccolo, il Piccolo di Trieste. Sale l'incasso IMU, la lotta agli evasori porta soldi a Esatto, che è la società che si occupa della riscossione dei tributi a Trieste. Aumenta di 1,5 miliardi il gettito della prima rata dell'imposta locale. Secondo la partecipata, paga la recente stretta anti-morosi. E poi una fotonotizia a centro pagina, crolli, buche, infiltrazioni, ecco il degrado in galleria a Trieste. Il Gazzettino adesso, andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino del Friuli. Il titolo, maestri di sci, allievi contagiati al corso. In 38, domenica scorsa, hanno raggiunto un ghiacciaio in Francia. Tra i ragazzi positivi anche sei pordenonesi che sono già rientrati. A organizzare il viaggio il Collegio degli Istruttori del Friuli Venezia Giulia. Tamponi, Green Pass e Hotel Bolla non hanno fermato il virus. E poi a proposito di montagna, il CAI boccia il piano del Friuli Venezia Giulia. Ha giudicato deludente il programma regionale, stanzia un tesoretto particolarmente cospicuo. A centro pagina un'anticipazione delle notizie sportive: senza De Paul, Gotti pensa alla difesa a 4. Potrebbe essere questa la novità per la strategia dell'Udinese. Di spalla il mercato immobiliare, aumentano i prezzi delle case e poi il superbonus edilizio, oltre 600 domande presentate all'Enea della nostra regione per il percorso di riqualificazione energetica. Nel taglio basso si parla del progetto per la realizzazione di alcuni parchi solari nella zona del Palmarino. Palmanova dice adesso basta, bisogna fare fronte comune per fermare queste opere. E poi un bando per le aziende virtuose, è stato pubblicato il bando per assegnare dei riconoscimenti a favore delle imprese regionali che si sono distinte per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori. Andiamo a vedere anche le notizie che troviamo nel taglio alto. Ambiente, Zannier, forte coinvolgimento dei cacciatori nei monitoraggi della fauna. Infanzia nidi, Udine si fa superare dal capoluogo giuliano e poi strumenti da tutto il mondo per riscrivere i classici, percussioni in primo piano, protagoniste questa sera a Pordenone. E rimaniamo adesso sulle pagine del Gazzettino per iniziare a dare un'occhiata alle notizie sportive. Vediamo la prima pagina di ogni sport del fascicolo sportivo del Gazzettino. Udinese in primo piano, dopo De Paul difesa a 4, scrive il Gazzettino. Obiettivo alzare l'asticella. Dopo De Paul e Musso, la probabile cessione di Struger non solo non rappresentano un problema, ma l'immediato futuro, per l'immediato futuro dell'Udinese, ma consentono ai Pozzo di effettuare importanti investimenti, di alzare l'asticella per quanto concerne il nuovo progetto e costruire una squadra che abbia tutte le carte in regola per piazzarsi nei primi 10 posti. E poi vediamo anche il Pordenone nel taglio basso con l'amichevole che si è giocata nel primo test, insomma, della stagione contro il Vajont Maniago. Aziadud, basta un'ora per diventare un idolo. Già beniamino del popolo nero-verde, la sua una prestazione maiuscola. Questa è la prima pagina del fascicolo sportivo. Andiamo adesso nelle pagine interne e vediamo appunto proprio nelle prime pagine proprio l'approfondimento dedicato
all'amichevole del Pordenone con appunto Tsiadò in campo, subito superstar. Al De Marchi arrivano Kupis e El Kaoukibi. In settimana dovrebbero approdare al centro sportivo il centrocampista della Salernitana e il terzino che Bologna aveva ceduto in prestito al Sud Tirol. Nella pagina successiva, invece, vediamo appunto l'articolo dedicato all'Udinese. Senza De Paul, Gotti cambia modulo, come avevamo letto anche in prima pagina. La novità più ghiotta emersa nel primo test stagionale contro gli sloveni del Bilie è che la squadra bianconera dovrebbe essere impostata con la difesa a 4. Luca Gotti nel primo test stagionale contro gli sloveni del Bilie ha subito svelato i suoi piani. La nuova Udinese dovrebbe essere impostata con la difesa a 4 e questa è la novità più ghiotta rappresentata dal galoppo di sabato a Manzano contro gli sloveni del Bilie, anche se nel secondo tempo il tecnico di Contarina ha riproposto quello che da tempo è il marchio di fabbrica bianconero, il 3-5-2. Gotti medita dunque di far cambiare vestito ai suoi, lo avrebbe fatto anche 3 anni fa quando è subentrato a Igor Tudor, del resto aveva gli elementi adatti per farlo, ma è sempre stato frenato dalla presenza dell'uomo in più dei bianconeri, De Paul, che è stato favorito proprio dal 3-5-2 per fare il salto di qualità, segnalarsi tra i bravi calciatori della Serie A. E poi vediamo il mercato, il nodo portiere rimane la grande priorità. Per la dirigenza, scrive il Gazzettino. E poi vediamo appunto tutto l'articolo nel taglio basso, un po' di voci di mercato, gli occhi della società sull'attaccante olandese Lammers. E intanto oggi parte il ritiro austriaco a St. Veit con la partenza. Questa mattina attorno alle 10 alla volta dell'Austria, 32 i convocati da mister Gotti. Chiudiamo questa pagina del Gazzettino e andiamo adesso sulle pagine del Messaggero Veneto, le pagine sportive del Messaggero Veneto di Udine, vediamo anche qui i titoli principali. Ecco qua l'apertura del fascicolo sportivo. Oggi arriva Silvestri, scrive il Messaggero, l'Udinese a caccia di uomini di fascia. È una questione di ore per l'ufficialità dell'ingaggio del portiere del Verona. Pozzo e Marino sondano sugli esterni. Il francese Sopi e l'argentino Bernabel. Trattativa allargata con l'Atalanta anche Sutalo oltre a Lammers e Cortinovis, questi i nomi che circolano su Radiomercato in queste ore. E anche qui vediamo da oggi a St. Veit tra i 32 convocati anche 5 della primavera. A proposito di uomini di fascia, Widmer, Larsen e Molina, quando le scelte sulla destra sono sempre quelle giuste, lo svizzero e il danese, grandi protagonisti agli ultimi europei, l'argentino spesso titolare con la sua nazionale in Coppa America. Andiamo a vedere anche le pagine successive del Messaggero Veneto e vediamo. Un'intervista all'ex bianconero Stefano Fiore che parla di nazionale ma anche di Udinese. L'Italia di Mancini mi ha sorpreso. Udinese senza Musso e De Paul è dura, dice l'ex centrocampista bianconero e anche della nazionale che parla dell'esaltante vittoria dell'Italia all'Europeo e dà un'occhiata anche al prossimo campionato. Alla nazionale manca una prima punta e Chiesa diventerà più forte di suo padre, ha detto ancora Stefano Fiore, che ha giocato 2 anni in Friuli, in 67 partite ha segnato 18 gol.
Ancora sempre sulle pagine del Messaggero Veneto, vediamo anche qui il Pordenone. Il Pordenone al suo bomber, Zadiot fa tripletta all'esordio, la punta arrivata dal Milan subito in luce nell'amichevole contro il Maniago Vaillant. Andiamo a riprendere, vediamo se riusciamo a riprendere anche questa pagina. Allora, andiamo avanti, non riusciamo a riprenderla e andiamo a vedere a questo punto anche le pagine in cui si parla di basket e di Olimpiadi con intervista alla Trost che avevamo visto prima in prima pagina. Martellossi racconta il mercato dell'APU, abbiamo centrato tutti gli obiettivi, il direttore tecnico spiega la filosofia degli acquisti dell'Old Wild West e dice Mussini stia tranquillo, guarisca bene e per noi la porta è aperta. Vediamo anche l'intervista di Alberto Bertolotto ad Alessia Trost alla vigilia delle Olimpiadi. La finale che essa, il fidanzato, l'Italbasket, a tutta Trost, voglio godermi i giochi. La saltatrice in alto è pronta a partire per il Giappone e dice punto a giocarmi la gara e a fare il primato stagionale. Questo è l'obiettivo della Pordenonese Trost, 28 anni, che gareggia appunto per le fiamme gialle. Ancora, chiudiamo anche questa pagina del Messaggero Veneto per tornare a parlare di Udinese e tornare sulla Gazzetta dello Sport. Ecco qua la pagina in cui si parla dei bianconeri e si parla del nuovo portiere. L'Udinese pesca ancora a Verona. Ecco Silvestri, l'erede di Musso. Dopo Udoge, secondo affare con l'Hellas in pochi giorni, oggi visite. Poi è subito in ritiro con l'innesto di Marco Silvestri che si sottoporrà oggi alle visite mediche e poi sarà pronto per andare nel ritiro di Sandfight in Carinzia. Si rafforza l'asse Udine-Verona che negli ultimi anni ha prodotto diversi risultati in chiave mercato, dando soddisfazione a entrambe le società coinvolte. E vediamo tanti precedenti da Badu a Lasagna. Di recente l'asse di mercato tra i club ha funzionato alla grande. E a proposito del portiere, Silvestri ha fatto due grandi stagioni con Juric, cura i dettagli e ha grande forza mentale, scrive la Gazzetta. Di spalla la partenza per la Carinzia con una maxi rosa 32 i convocati. Chiudiamo questa pagina della Gazzetta dello Sport e per chiudere questa nostra rassegna stampa di oggi andiamo a riprendere in mano anche la prima pagina della Gazzetta e poi degli altri quotidiani sportivi nazionali. Avevamo visto già prima il titolo di apertura e poi lo spazio dedicato alla Formula 1 nel taglio alto. Di spalla, scusate, vediamo il Milan che parla francese, il nuovo corso rossonero, Papin dà l'ok, Giro vero 9, Magnan e Touré, ottimi rinforzi. E invece poi nel taglio basso, in casa Juve, CR7 gioca col rebus, Ronaldo fa il misterioso, sono ore di decisioni. Ancora vediamo anche le Olimpiadi, meno 4 all'avvio dei giochi olimpici, contagi al villaggio, Bach difende i giochi e dice rischi al minimo, queste le parole del presidente del CIO. E c'è anche la notizia di Berrettini che rinuncia alle Olimpiadi per un infortunio alla coscia, Berrettini rinuncia, sono devastato, il tennista non sarà sostituito. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport, Corriere dello Sport Stadio. Allora, Tutto Sport, vediamo CR7,
A centropagina, conto alla rovescia. Ronaldo è atteso a Torino il 26 luglio, è la settimana decisiva per il suo futuro. La Juve affretta di avere una risposta. Cristiano non ha ancora deciso, ma il suo agente Mendes si sta guardando intorno. E poi vediamo per quanto riguarda invece la Formula 1, finalmente Leclerc di nuovo secondo dopo un digiuno di 25 Gran Premi, vince Hamilton. Di spalla al Torino, primo test, il toro di Juric già morde, aggressività e idee, 11-0 nella amichevole. E poi Berrettini che da forfait a Tokyo, il finalista di Wimbledon, costretto a rinunciare ai giochi a causa di un infortunio muscolare. E andiamo anche sulla prima del Corriere dello Sport. Ronaldo, decido io, con un post ambiguo, tiene in sospeso la Juve, Icardi ci crede, dalla Francia segnali di fiducia sull'ipotesi dello scambio con il Paris Saint-Germain. CR7 annuncia su Facebook, è il giorno della scelta, atteso a Torino per il 25 luglio, ma c'è il piano B, dice il Corriere dello Sport Stadio. A centropagina, la Roma supera la Ternana in amichevole 2-0, il Napoli passa con la Naunia 12-0, vediamo Mourinho riabilita Capitan Dzeko, e invece il Napoli, poker di Osimhen, la prima è uno show. Sempre sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, nel taglio alto la Ferrari, splendido Leclerc, ma Hamilton lo gela, e poi il risentimento muscolare di Berrettini che deve rinunciare alle Olimpiadi e dice sono devastato. Chiudiamo la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di oggi. Prima di salutarci però un aggiornamento sul fronte viabilità, perché ci sono dei rallentamenti, delle code in autostrada sulla A4 in direzione Torino, nel tratto San Giorgio di Nogaro, la Tisana, c'è un mezzo pesante in panne, questo sta creando alcuni rallentamenti in questo momento, vediamo infatti l'avviso, la coda, i rallentamenti che ci sono in questo tratto di A4 in questo momento. I programmi di oggi su Udinese TV, prima di salutarci, noi ci rivediamo alle 10 con la prima edizione del nostro notiziario, l'informazione in diretta anche alle 12, alle 16, alle 19, alle 22.30, alle 20.30 le cronache dal Veneto, alle 17.30, nuovo orario già dalla scorsa settimana per pomeriggio calcio, e poi alle 21 come ogni lunedì Udinese Tonight assieme a Massimo Campazzo, questo lunedì l'appuntamento settimanale dedicato all'Udinese in diretta questa sera alle 21. Ed è tutto per questa edizione della nostra rassegna stampa, ci fermiamo qui per il momento, la linea passa alla regia, alla programmazione, e noi ci rivediamo come ogni giorno alle 10 per la prima edizione del nostro notiziario. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata a tutti.